È il penultimo step per queste due squadre a caccia di un posto in finale. Tifosi protagonisti della vigilia si sono sfidati con i cori per le strade. Siamo a San Siro, nella Scala del Calcio. Siamo a San Siro, nella Scala del Calcio, stadio meraviglioso. Un saluto agli amici da casa da parte mia e di Lele Adani. Champions giunta alle semifinali, 180 minuti per decidere il destino di queste due squadre. Contro si sfidano Milan e Inter. Chiaramente entrambe le squadre vorrebbero continuare la loro avventura in questa UEFA Champions League. Vorrebbe dire finale. La semi inizia oggi con la prima partita e già potrebbe far pendere l'ago della bilancia in favore dell'uno o dell'altra. Però ovviamente dobbiamo attendere la sfida di ritorno per conoscere il verdetto definitivo. Bergia ci offre in grafica la formazione titolare del Milan per questo match. Vediamo per la porta. Difesa composta da Tomori con Simon Kjær. Bennacer insieme a Krunic nella zona centrale del campo. E Giroud, unico riferimento davanti. Questa è la line-up, la formazione di partenza scelta dal tecnico nerazzurro. In porta c'è Handanovic, in difesa Cervin con Skriniar. Barella insieme a Brozovic nella zona centrale del campo e in attacco Lautaro Martinez accanto a Romelu Lukaku. Primo atto di questa semifinale di Champions che ha avuto dunque inizio. Skriniar, la spinta rossonera lungo la fascia. Che chance clamorosa! 1-0, si sblocca dunque la semifinale. Vedremo come questo gol inciderà anche tatticamente sul match. Gol che unisce tecnica, potenza, fisico, ha fatto parecchi metri palla al piede prima di presentarsi davanti al portiere e batterlo. Replay meritatissimo. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Occhio a Brozovic. Lautaro Martinez. Dumfries. Serve Barella. Palla lunga sul secondo palo. Ha sprecato una grande occasione da pochi passi. Ne è uscito fuori un passaggio al portiere. Krunic, intervento fisico qui di difesa del pallone. Hernandez, riconquistano palla gli avversari. Barella, lancio morbido verso il compagno. Intervento decisivo qui. Mette il corpo per tenere lontano l'avversaria. Krunic, è buona l'intuizione di Giroud, capisce tutto e recupera un pallone complicato. Mkhitaryan, Lukaku ha letto molto bene la traiettoria. Brozovic,
la mette dentro per Lautaro. Tonali, palla per Giroud, sbaglia il passaggio e regala il pallone. Rafael Leão, Giroud, passaggio che raggiunge a destinazione, intercettato. Cercano di rendersi minacciosi nell'area avversaria. Lautaro Martinez ha il pallone del pareggio. Occhio all'occasione sul cross. Ottimo intervento del portiere. Una parata che vale come un gol, quella sfoderata dal portiere sulla conclusione di prima. Clamorosa. Davvero, è un intervento come non se ne vedono spesso. Lautaro. Interviene al momento giusto e recupera. La spinta rossonera lungo la fascia. Hernandez. Recuperano bene palla. Dumfries. Palla consegnata a Barella. Preferiscono ragionare. Mkhitaryan. Occhio al pallone filtrante. Grande intervento del portiere. Tocca per il compagno. La stoppa, adesso prova a girarsi. Giroud. Palla che viene intercettata. Brozovic. Preferiscono non buttar via il pallone, affidarsi al fraseggio per andare a caccia del gol del pari. A spazio. Giro. Muovono bene il pallone qui. Bennasser. Calabria. Palla per Giroud. Buono il pallone recuperato. Krunic. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Se ne può andare adesso. Efficace qui l'intervento del portiere che ha strappato il pallone all'attaccante. Ha scelto bene il tempo dell'uscita e ha sventato una possibile occasione da rete. Proseguono nella loro avanzata, vedremo cosa potranno inventare. Lautaro Martinez. Se la cava bene qui il portiere. Sceglie il tocco corto, prova il cross a testa alta, intervento non perfetto, vediamo se ne approfittano. Brozovic. Brozovic, bravo qui il portiere sulla conclusione da sotto misura. Ha reagito in una frazione di secondo e ha sventato il pericolo. Crossa nel mezzo, allontana la minaccia. Acerbi. C'è un minuto ancora da giocare. Krunic. A San Siro arriva il fischio che chiude la prima parte del match con le squadre che vanno a riposarsi.
Secondo tempo della semifinale d'andata di UEFA Champions League che è appena iniziato. Mkhitaryan, pallone che è uscito, ma qui ha sprecato davvero un'ottima chance. Tonali, ecco Tomori, tengono palla, non vogliono correre rischi. Tonali, Giroud, il pubblico vorrebbe la conclusione. Ecco il gol, è la rete del più due che dà un po' più di tranquillità. Replay che ci mostra l'azione del gol giunto al termine di una fitta rete di passaggi. Palla che poi è entrata sul primo palo, quello che di solito dovrebbe essere protetto dal portiere. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Dumfries. Palla consegnata a Barella. Lautaro Martinez la tiene senza problemi. Vignone, Tonali, Theo Hernandez, Krunic, palla persa. Barella, ha molto spazio per andare. Giro palla, caccia nel varco giusto. Brahim Diaz. Occhio alla palla gol. C'è la respinta del portiere, pericolo, ma si alza la bandierina. Gioco fermo, l'assistente ha visto la posizione irregolare. Attenzione, sostituzione tra i nerazzurri. Lukaku. Inter che spinge a caccia del gol, c'è spazio per andare. Hanno reagito bene, hanno evitato di farsi schiacciare, ora possono ripartire. Cerca la verticalizzazione. Rafael Leão. Hernandez. Servito Teo. Palla messa in area. Bastoni. Marcelo Brozovic. Occhio a Brozovic. La gioca su Lukaku. La ripassa a Barella. Ingenuità, regala il pallone. Tonali. Taglia verso il centro. Tenta il tiro. Tentativo che trova le mani del portiere. Intervento comodo per lui. Occhio a Brozovic. Lukaku. Dumfries. Punta la porta. La legge bene, intercetta il traversone. Olivier Giroud. La spinta rossonera lungo la fascia. Hernandez. Grande intervento che sventa un'azione molto pericolosa. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Arriva il momento del cambio.
Dumfries. Palla recuperata dagli avversari. Bennacer. Giroud. Può puntare la porta. Strepitoso intervento di Handanovic. La gioca vicino. Tonali. Tocco per Tomori. Prova il lancio profondo. Recupera bene, riconquista il possesso. Sentite i tifosi, vogliono che calci da lì. Tonali. Tiro intercettato. C'è l'errore, regalano il possesso. Apprezzabile questo pallone. Rebic. Avanza, palla al piede. C'è stato il tocco e sarà calcio d'angolo. Due novità dunque in casa Inter. Va direttamente in area. Non riesce a liberare, palla ancora buona. Prova il tiro. Si allunga Handanovic e la toglie dalla porta. Vuole il tocco corto. Palla fuori, sarà di nuovo corner. C'è il tocco corto. Sceglie il lato interno. Tonali. Sbagliato il possesso dell'Inter. Rafael Leão. Altri 120 secondi da giocare. Bastoni. Passaggio calibrato male, ci sarà la rimessa con le mani. Bennacer. Controlla Rebic. Calabria. Finisce qui il match, Milan che può festeggiare questa vittoria anche se c'è ancora ovviamente il ritorno da giocare. Se volevano lanciare un messaggio alla formazione avversaria, direi che hanno centrato l'obiettivo, Piero. Partita da dentro fuori, in finale si è posto solo per una delle due. Mettetevi comodi, sta per avere inizio il match con l'Inter che affronta il Milan. Siamo a Milano, San Siro, spalti gremiti, pubblico delle grandi occasioni. Un grande benvenuto agli amici da casa. Piero Gipardo e Lele Adani sono pronti a raccontarvi le emozioni di questa sfida. C'è un solo biglietto a disposizione per la finale, vedremo chi riuscirà a conquistarlo al termine del secondo round di questa semifinale. Oggi in campo Inter e Milan. Ci aspetteranno 90 minuti di fuoco, i padroni di casa chiamati a fare la partita per rimontare il risultato dell'andata, con gli ospiti che potrebbero fidarsi a difese e contropiede per trovare le reti che metterebbero al sicuro la qualificazione al prossimo turno. Si parte col Milan che può battere il calcio d'inizio. Queste le scelte iniziali del tecnico dell'Inter. In porta c'è Handanovic, in difesa Cervin con Skriniar, Mkhitaryan insieme a Brozovic nella zona centrale del campo e davanti Romelu Lukaku accanto a Lautaro Martinez. Entrata sul pallone, concede il calcio d'angolo, il male minore. Ecco l'11 di partenza del Milan. Magnan per la porta, difesa composta da Tomori con Simon Kjær, Bennacer insieme a Krunic nella zona centrale del campo e Giroud unico riferimento davanti.
Barella. Ecco Lukaku. Guadagna metri. Dumfries. Pallone buono questo. Ha risolto problemi con questo intervento decisivo. Marcelo Brozovic. Nuovamente Mkhitaryan. Palla che supera la linea, ci sarà rimessa. Krunic. Muove molto bene il pallone qui il Milan, efficace il possesso rossonero. Bennacer. Palla recuperata dagli avversari. Bennacer. È il Milan che manovra, norma del vantaggio. Tentativo di cross. Allontana il pallone, ottimo intervento. Intervento con i tempi giusti per spezzare la trama avversaria e recuperare palla. Attenzione perché è solo. Risultato che torna in qualche modo in bilico grazie a questo gol. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Ha preferito calciare con l'interno del piede piuttosto che di potenza. Ha avuto ragione. È nulla da fare qui per il portiere. Gara che riparte dopo il gol, punteggio totale che è di 2-1. Krunic. Bennacer. Tonali. Preferiscono non accelerare in attesa del momento giusto. Non la tiene Andanovic, attenzione. Si resta come prima. Barella. Ecco Mkhitaryan. Occhio all'Inter che avanza. Inter che prova a rendersi pericolosa con la circolazione del pallone. Giroud. Brahim Diaz. Giroud. Va su alla palla, sventa il pericolo. Lautaro. Occhio a Brozovic. La legge bene, ferma il passaggio. Rafael Leão. Servito Tonali. Bennacer. Interviene e riconquista il pallone. Bennacer. Giro. Si fa largo della tre quarti avversaria. Occasione stroncata in partenza. Giro. Baltiro. Grande parata su questa conclusione. Palla verso il centro dell'area. Prova a spazzare, ma male qui. Azione che si esaurisce. Mkhitaryan. Lukaku. Palla che diventa rossonera. Bennacer. Giro. Fuori gioco segnalato dall'assistente. Azione che sfuma.
Barella. Inter che prova a rendersi pericolosa con la circolazione del pallone. Giroud. Servito Tonali. Rafael Leão. Il pallone verso Giroud. Palla persa. Prova in porta. Grande intervento del portiere. La gioca vicino. Eric Mkhitaryan. Controllato il pallone da Skriniar. Prova l'avanzata l'Inter. Barella. Respinge il tiro. Sbagliato il possesso dell'Inter. Hernandez. Si giocherà per altri 60 secondi. Giroud. Salta l'uomo. Occasione per Giroud. Si allunga Andanovic e la toglie dalla porta. La mette in mezzo. Si conclude il primo tempo qui a San Siro. Squadre che tornano negli spogliatoi. L'arbitro fischia qui a San Siro, parte il secondo tempo. Cerca subito il compagno in area. Ha provato di testa, pallone che è finito sopra la traversa. È stato bravo a trovare il tempo giusto per saltare, gli è mancato solo un pizzico di precisione in più. Recupera palla con questo tackle. Lautaro Martinez. Grande intervento del portiere. Chance importante dalla Bandierini. I tifosi ci credono, aumentano l'intensità della spinta. Sembra quasi che vogliono spingere loro la palla in rete. La tocca al compagno. Ottima protezione su questo cross. Palla che esce, rimessa con le mani per l'Inter. Contrasto pulito, sventa il tentativo avversario. Brahim Diaz. Bennacer. Ottima la copertura. Bennacer fa su il pallone e interrompe l'azione avversaria. Ecco Lukaku. Si affidano al tiki taka per cercare il gol del pari. Passaggio intercettato, palla recuperata. Rafael Leão. Hernandez. Occasione da sfruttare. Intervento decisivo qui. Lukaku. Ecco Mkhitaryan. C'è pressing ma difende palla. Recuperano bene il pallone. Krunic. Brahim Diaz. Milan che avanza. Cross in area. Cross che non crea problemi alla difesa. Skriniar. Eric Mkhitaryan. Palla tra i piedi di Lautaro. Non può sbagliare. Attenzione, rete!
qui ha potuto colpire da pochi metri. Il portiere non ha potuto fare altro che raccogliere il pallone in fondo alla rete. Il computo totale dice parità 2-2 dopo questa rete. Rafael Leão avanza inarrestabile, nuovo possesso per loro, Dumfries, attenzione, hanno la possibilità del contropiede, difesa messa male, occhio alla ripartenza, perdono palla, niente ripartenza. Giro, attenzione da lì, buono l'intervento del portiere. Corner battuto corto, è il Milan che manovra, norma del vantaggio. Si salva in tuffo il portiere, conclusione tutt'altro che irresistibile. Difficile che potesse prendere gol qui, onestamente. Nessun dubbio, l'arbitro si ricorda ed è cartellino giallo dunque. Va direttamente in area, pallone che viene allontanato. Occasione per Giroud, il portiere dice di no. Palla verso il centro dell'area, non riesce a liberare, palla ancora buona. Nulla di particolarmente rilevante. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Çalhanoğlu entra sulla palla, esaurisce l'azione avversaria. Prova a sfidare la difesa avversaria. Calabria, Giro, si va da Tonali, intercetta bene qui il pallone, vediamo come sfruttano il contropiede, cerca con questo lancio in profondità Lautaro Martinez, ottimo l'intervento del portiere. E la sostituzione, casa Inter. La mette in mezzo Barella, spazza via, lascia partire il tiro, la tiene senza problemi Vignale. Ci prova ancora l'Inter nel finale, vuole la vittoria la squadra nerazzurra. Giroud può attaccare il Milan, norma del vantaggio. Tocco intercettato. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. Occhio alla verticalizzazione. Iniziativa che non porta a nulla. Theo Hernandez. Servito Tonali. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Saranno due minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Occhio al cross nel mezzo. Traversone controllato dalla difesa. Tonali. Finisce qui, risultato in perfetta parità dopo 90 minuti. E adesso... Non sono bastati 90 minuti per decidere il vincitore, vedremo se continuerà l'equilibrio. Robin
si mette tra palla e avversaria. Palla che finisce sul fondo, era una buona possibilità da ottima posizione. Ecco Lukaku. Brozovic. Occhio a Brozovic. Palla consegnata a Barella. Intervento chiaramente falloso, può starci anche il cartellino, vediamo. L'arbitro mostra il cartellino giallo. Direi che non poteva fare altrimenti qui, Pier. Sta facendo fatica a correre, deve sentire parecchio dolore. Non sembra in condizione di continuare. Ci sarà corner per l'Inter. Corner corto. Si mette bene sulla traiettoria e allontana. Rientra. Posizione invitante. Intervento provvidenziale, ha tolto la palla dalla porta. Selemakers. Rebic. Possono ripartire, attenzione. Azione che sfuma e minaccia sventata. Ecco Lukaku. Attenzione a Dzeko che è solo. Efficace l'intervento del portiere. Cross verso il centro dell'area. Colpo di testa sventato, senza problemi dal portiere. Bennacer. Rafael Leão. Bennacer. Milan che viene avanti e prova a rendersi pericoloso. Prova. Il pallone è uscito, si ripartirà con una rimessa dal fondo. Ci sarà un minuto da recuperare, come indica il quarto uomo. Edin Dzeko. Dumfries. Vuole il secondo palo qui. Azione che finisce qui. Finisce così il primo tempo supplementare. Squadra in campo per questo secondo supplementare. Dumfries. Traversone controllato dal difensore. C'è il possesso per il Milan dopo il vantaggio. Rafael Leão. La spinta rossonera lungo la fascia. Se la cavano, possono tirare un sospiro di sollievo. Çalhanoğlu. Possibilità di contropiede. Provano a far qualcosa per rompere la situazione di stallo. Grande scelta di tempo, ha fermato l'azione potenziale. Bennacer. Bennacer. Milan che avanza. Legge bene questa situazione, fa svanire l'attacco. Calcio d'angolo per l'Inter. C'è il tocco corto. Cross al centro. Tentativo impreciso del difensore che non riesce a liberare. Skriniar. Giocata interessante per il compagno. Attento, anticipa l'avversario. Buono il recupero del pallone. C'è un minuto ancora da giocare.
Si va dunque ai calci di rigore. Freddezza, lucidità e anche un pizzico di fortuna. Questo serve dagli 11 metri. Si presenta sul dischetto per calciare il primo rigore. E c'è la parata. Portiere insuperabile su questo rigore. Parata straordinaria di Handanovic, come un gol. Rete, ha scelto l'angolo giusto. Trasformazione perfetta, nulla da fare per il portiere. E non sbaglia. Si prepara al tiro. Magnon, grande intervento. Ha tentato il cucchiaio e ha sbagliato. Sperava che si tuffasse, invece Pier è rimasto in piedi. E c'è il grande intervento. Ha calciato a botta sicura. Perfetto dal dischetto. Si prepara a calciare, se segna tiene viva la speranza. E c'è il gol. Ha rischiato qui calciando centralmente. Sperava che il portiere si muovesse e così è stato. Ha sui piedi il rigore della vittoria. Trasforma il rigore decisivo e vanno in finale. Era un pallone pesante come un macigno. Le gambe non gli sono tremate. Ha dimostrato grande personalità qui.